Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video haul. Voglio farvi vedere che cosa ho acquistato sul sito di Beauty Bay. Ieri c'è stato il Black Friday, ma in realtà gli sconti sono continuati anche nel weekend e penso arriveranno fino a lunedì. Ho visto che su Beauty Bay c'è ancora il 30% minimo su tutto il sito, poi altre cose sono scontate anche al 40% e al 50%, quindi vi faccio vedere che cosa ho acquistato io, però se vi piace qualcosa, se volete acquistarlo, fatelo subito perché non so fino a quando dureranno gli sconti. E il 30% è un bel po' di sconto. Mi ricordo che fino a un paio di anni fa, quando ho iniziato ad acquistare su Beauty Bay, facevano gli sconti molto più spesso. In quest'anno, cioè nell'ultimo anno dallo scorso Black Friday, credo che non abbiano mai fatto il 30%. Quindi vi ripeto, se volete acquistare qualcosa, vi consiglio di farlo subito, immediatamente. Per questo sto facendo il video oggi, appena mi è arrivato il pacco, perché ovviamente il 30% è un bel po' di sconto. Beauty Bay ha iniziato a fare gli sconti la settimana prima del Black Friday, in questo modo si è accaparrata tutte le persone che avevano messo da parte i soldi e che erano lì pronte ad acquistare come me e che ovviamente hanno speso un sacco di soldi in trucchi come faccio sempre. Appunto, in questo pacco ci sono tantissime cose, è davvero grande. Non mi ricordo neanche con esattezza ogni singola cosa che ho preso, quindi come sempre apro il pacchetto, senza magari sfondare tutto, apro il pacchetto e tiro fuori quello che c'è qui dentro. Piccola premessa, ragazzi, mi scrivete sempre come ti trovi con Beauty Bay, mi sono sempre trovata bene, mi sono sempre arrivati tutti gli ordini. Delle volte quando non avevo raggiunto la soglia delle spedizioni tracciabili, quindi avevo quelle non tracciabili, il pacchetto mi è arrivato con un po' di ritardo perché viene affidato alle poste e non c'è bisogno che io dica altro, non sempre sono puntuali, quindi quello è stato l'unico caso in cui mi sono arrivati tardi, gli ordini, altrimenti non ho assolutamente avuto problema. Non mi chiedete niente su come funziona, cioè su come funziona il sito, su qualsiasi domanda vi viene in mente, perché mi fate delle domande che io dico: ragazzi, io non lavoro per Beauty Bay, non faccio parte del loro staff, non sono il servizio clienti di Beauty Bay. Tipo mi chiedete dov'è il mio ordine, ma io che cosa ne so? Quindi se avete qualche domanda da fare, scrivete al servizio clienti e non a me, perché non vi posso aiutare in nessunissimo modo. Prendiamo la prima cosa all'interno di questo pacchetto che sono troppo curiosa di vedere. Allora, sapete quanto io adori gli ombretti di Colored Rain e qualche mese fa, forse è passato anche un anno, non me lo ricordo, è uscita quest'altra palette di Colored Rain, io ho la Queen of Hearts. Questa qui si chiama Cheers to the Beauty ed è, dovrebbe essere sui toni, ci dovrebbe essere un blu, un verde e dei toni freddi, come sto facendo cadere. Quindi, oh mio Dio. Siete pronti? Siete pronti? Oh mio Dio. Oh mio Dio. Prendiamoci un momento per ammirarla nel miglior modo possibile. Quanto è bella questa palette. Oh mio Dio, ragazzi. Cioè, qualcosa di pazzesco, sto appena sfiorando le cialdine. Vediamo un opaco. Sì, sono davvero, davvero contentissima di averla presa. Cioè, vi ripeto, io non sono andata lì con il dito a scavare nella cialdina, ho appena sfiorato gli ombretti, quindi ah! Ok. Cercherò di non soffermarmi troppo sui singoli elementi, perché altrimenti questa sarà la mia reazione per ogni cosa che vedete. Prendo una salviettina, mi pulisco al volo le dita e andiamo avanti. Ho acquistato due di queste maschere della Yes Too, che praticamente sono le sleeping mask, quelle al cocco. Queste qui sono delle maschere liquide che sono in una bustina. Voi che cosa fate? Le mettete, diciamo, al posto della crema quando andate a dormire, ci dormite. La mattina le sciacquate, avete il viso super soffice e morbido come il culetto di un bambino. Siccome l'avevo già provata, mi era piaciuta, ho deciso di prenderne due. Calcolate che con ogni bustina ci fate. Io mi sembra avevo fatto 5 applicazioni, ma diverse volte ne avevo spremuta troppa fuori dalla bustina, quindi sicuramente si può arrivare tranquillamente a 6. Allora, ho preso un'altra matita per sopracciglia di Nabla. Qui dentro non si muove perché che è quella Jupiter, sì, ok, ci sta, pensavo non ci fosse,
è la matita automatica che utilizzo sempre. Adesso sto provando quella di NYX, quella un pochino più cicciottella, non so neanche come spiegarvelo, comunque ve l'ho fatta vedere in un altro video. Ok, mi sono appena accorta che avevo tutto il rossetto sui denti, spero che... Non sto parlando da mezz'ora con il rossetto sui denti. Queste di Nabla sono praticamente le mie matite per sopracciglia preferite in assoluto, quindi mi era finita e ho deciso di ricomprarla. Ne avevo in realtà aggiunte due al carrello, poi mi sembra che una l'ho levata perché il budget era stato superato di molto e quindi ho detto vabbè, leviamo qualcosa per far finta di spendere meno. Sempre di Nabla ho preso la cipria, volevo provarla da un sacco, quindi ho approfittato di aver fatto l'ordine. E appunto ho preso anche la cipria, voglio vederla tirata fuori. Fatemi sapere di tutte le cose che vedete qui, di cosa volete una recensione, di cosa volete un tutorial, di cosa volete un try on. Scrivetemelo qui sotto in un commento così più o meno riesco ad organizzarmi su che tipologia di video fare per ogni singola cosa che vedete qui dentro. Il packaging è bellissimo, niente, non vedo l'ora di provarla, magari troverò una valida sostituta alla mia amatissima Coty Air Spoon, che è ormai la cipria che utilizzo da non so neanche quanto tempo e che non riesco più a sostituire con nulla. Ho preso un siero, non so come chiamarlo, delle goccine comunque di The Ordinary. Questo qui è la Caffeine Solution 5% più EGCG, non ho idea di cosa sia. Comunque dovrebbe essere, ve lo faccio vedere, è fatto in questo modo e oddio, sembra denso. Sembra denso, è stranissimo. Dovrebbe essere un siero, chiamiamolo così, anche se non so se è la definizione giusta, che aiuta praticamente a schiarire un pochino il contorno occhi, proprio perché è a base di caffeina. Quindi siccome voglio vedere com'è fatto dentro, ne metto un po' qui. È una specie di liquido a metà tra un gel e quando si assorbe diventa un po' appiccicoso, è stranissimo. Vediamo che effetto fa, ovviamente vi terrò aggiornati su qualsiasi cosa, datemi un po' di tempo per testarlo e vi faccio sapere se mi piace oppure no. Passiamo a dei rossetti liquidi, questi qui sono di Gerard Cosmetics, non mi ricordavo neanche di averne presi tre. Se non conoscete questi rossetti sono fantastici, non seccano per niente le labbra, sono super scriventi, sono quasi una mousse, si applicano benissimo, sono super pigmentati e durano tantissimo. Non se ne parla di questi rossetti, io li utilizzavo già da tantissimo tempo fa, quindi ho deciso di riprendere, dov'è? Mile High, che era un nude bellissimo che utilizzavo un sacchissimo di tempo fa, tipo agli inizi del canale, e mi era finito, cioè tipo forse è l'unico rossetto liquido che sono riuscita mai a finire, e quindi ho detto riprendiamolo, anche perché con il 30, sì, è davvero bellissimo, con il 30%... viene fuori davvero una cavolata, ragazzi. Cioè, questi rossetti costano, se non sbaglio, intorno agli 11 euro, però con il 30% credo di averli pagati intorno agli 8 euro, forse. Allora, questo è Mile High, che è un bellissimo nude, non vedo l'ora di provarlo, quasi quasi struccherei il rossetto che ho adesso e lo metterei, però per evitare di fare tutti i casini poi e fare un macello... Sto buona e lo provo in qualche altro video. Questo si chiama Serenity ed è un nude a base molto più pescata rispetto a questo. Il primo forse ha un sottotono leggermente malva, quest'altro invece tende più al pesca. E il terzo è 90-210. Questo colore sembra bellissimo. Oh mio Dio, sì, mi piace tantissimo, è esattamente il colore che volevo. Ed è questo qui, ve li faccio vedere da più vicino. Guardate che belli, mi piacciono tantissimo. Se non avete mai provato i rossetti di Gerard Cosmetics, fatelo subito. Per la serie ho preso tutti i rossetti nude, forse un po' troppi. Ho approfittato per provare anche un rossetto liquido di Dose of Colors, che si chiama Stone. Non ho mai provato i rossetti liquidi di Dose of Colors, a parte che il packaging è bellissimo, ma il colore mi sembra altrettanto bello. Allora, molto più liquidi rispetto a quelli di Gerard Cosmetics, il colore mi sembra molto simile a Mile High, cioè ve li faccio vedere da vicino. Questo è Mile High, questo è Stone di Dose of Colors. Forse quello di Dose of Colors sembra leggermente più chiaro e leggermente a base più rosata invece che malva come quello di Gerard Cosmetics. Lo so, chi non ama i nude probabilmente dirà sono tutti uguali, per persone come me che invece
amano i rossetti di qualsiasi colore, vi diranno, sono proprio tanto tanto diversi. Poi ho preso un blush di Milani, siccome mi è piaciuto tantissimo il blush, il Baked Blush nel colore luminoso, era un sacco di tempo che volevo prendere un'altra colorazione, poi alla fine non lo facevo mai, ho detto approfittiamo e prendiamone un altro. Questo qui si chiama Dolce Pink, sembra bellissimo. Mi piace tantissimo, mi piace un sacco tutta la roba che ho comprato. Fino adesso sono soddisfatta di ogni singola cosa che ho tirato fuori da questa scatola, il che mi rende molto felice. È un blush, neanche lo vedete, però è un blush di un rosa molto molto delicato, satinato, non è completamente matte, non contiene pagliuzze all'interno, quindi non si vedono i glitter, dà quel leggero tocco di luminosità che sullo zigomo a me piace tantissimo. Non vedo l'ora di provarlo, spero che sia della stessa qualità di luminoso, cioè l'altro blush che è sempre identico, cambia ovviamente soltanto il colore, perché in quel caso sarebbe un altro mio amore. Ho preso poi un altro siero, sempre quella roba che non so definire, di The Ordinary, e questo qui, dice praticamente tipo Hydrators and Oil, non so se è la definizione del prodotto, fatemi vedere che cosa c'è scritto qui. No, non c'è scritto niente, vabbè, non lo so. Questo coso qui, se vi ricordate bene, tempo fa mi avevano mandato due sempre di questa sorta di olietti sieri e secondo me erano una specie di, tra virgolette, copia di questi qui di The Ordinary. Siccome questi di The Ordinary costano anche di meno, cioè praticamente costano la metà, e si chiamano nello stesso identico modo, ho detto proviamo a prendere lo stesso, anche perché quell'altro mi sta ormai quasi finendo, perché appunto sono anche molto più facilmente reperibili, perché quelli si acquistano, se non sbaglio, dall'America, quindi poi c'è il problema della dogana, delle spedizioni molto alte. Questi qui di The Ordinary li prendete su Beauty Bay, credo anche Cult Beauty ce l'ha, insomma lo trovate molto più facilmente. Credo sia la stessa identica cosa, lo proverò, magari li metterò a confronto, un giorno ne provo uno su metà del viso e uno su un altro, e vi faccio sapere anche su questo. Ultima, ma non per importanza, questa palette di Beauty Bay. Se non lo sapete, Beauty Bay è ovviamente il sito dove ho comprato tutte queste cose, ha fatto uscire delle palette, in particolare sono tre palette di queste grandi e poi ce ne sono altre che sono più piccoline, e non so se ha lanciato anche qualche altro prodotto. Comunque volevo un sacco provare questa palette perché contiene tantissimi ombretti e il prezzo non è neanche così tanto alto. Non mi chiedete quanto costano perché sinceramente non me lo ricordo, non voglio neanche pensarci in questo momento. Vi lascio come al solito i link di tutte le cose qui sotto nell'info box, così potete andare a vedere voi il casino che ho combinato comprando tutta questa roba. Allora, vi arriva con la bustina fatta in questo modo, c'è anche una carta qui che dice così, e vediamo che cosa c'è qui dentro. Hello, hello, dice. Che carini, ci sono degli stickers, share the love, friends give benefits. Vabbè, ci sono un po' di cartoline che però sinceramente non me ne frega niente. Però sono quelle cose che magari rendono l'acquisto di una palette più interessante, più carino, e fanno distinguere la palette da tutte le altre che poi ci sono in giro. Adesso veniamo a noi, questa è la palette in questione, si chiama Evolve e ci sono 42 colori all'interno, quindi capite che è una palette molto grande. Questa è la palette, il packaging molto bello, fatto in cartone. Apriamola e vediamo cosa c'è all'interno. Questa è la palette in questione, mi sembra molto bella. Non vorrei toccarla perché sinceramente vorrei fare un try on, credo, su questa palette, cioè un proviamola insieme. Fatemi sapere se preferite provarla insieme a me per la prima volta oppure volete una recensione dettagliata appunto sulla palette. Mi sembra davvero molto molto bella e credo sia molto completa se magari qualcuno la vuole acquistare perché dice voglio una palette che contiene tutti i colori che mi servono all'interno. Sembra molto carina, io la chiudo e aspetto di sentire quali sono le vostre richieste. Ok ragazzi, per il video di oggi è tutto, io sono follemente innamorata di lei, mi piace tantissimo, amo follemente questo brand
Vi ripeto, se dovete scegliere una cosa da comprare, io forse sceglierei qualcosa di Colored Rain. Spero tanto di avervi fatto compagnia e che il video vi sia piaciuto, spero di non avervi indotto a fare ancora più shopping di quello che avete fatto questi giorni. Ricordatevi che se il video vi è piaciuto dovete assolutamente spolliciare all'insù oppure iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!